Gli affari sporchi dell''Ndrangheta, le memorie di un collaboratore di giustizia, le influenze della massoneria e un cavo ripulito sono questi gli ingredienti del noir di Villa Mariani, una storia fatta di tanti tasselli che cercheremo di rimettere insieme con il suo curatore Carlo Bagnasco. Abbiamo parlato del manoscritto di un pentito di 'Ndrangheta, Ettore Castellana, le cui memorie sono nelle mani degli inquirenti. In questo manoscritto si parlava di un disegno per portarle via Villa Mariani. Nel 2010, infatti, un debito contratto con la banca per mettere mano al restauro della villa e dell'atelier del famoso pittore dell'Ottocento è diventato un debito da saldare subito perché Anton Veneta è stata comprata da Montepaschi di Siena. Com'è andata? Che cosa è successo? Allora, è successo questo. Tra il 2008 e il 2009 Montepaschi acquisisce Anton Veneta. La Fondazione Mariani e la società che gestisce appunto la Villa Mariani aveva un debito in allora con Anton Veneta, un debito per un mutuo. Il mutuo era di... la rimanenza del mutuo era circa 750.000 euro. Avevamo già intavolato una transazione con l'allora Anton Veneta che aveva deciso appunto di concederci un pagamento dazionato e una cosiddetta datio in solutum, cioè di pagare questo debito con delle opere d'arte che noi avevamo in un caveau proprio presso l'Anton Veneta. Infatti saldare questo debito per lei non sarebbe stato un problema, lo è diventato perché che cosa è successo? È successo questo, noi appunto in questo caveau avevamo beni per un valore all'epoca di almeno 5-6 milioni di euro. Vi era una bellissima opera di Degas, un disegno di Degas e 20 chili d'oro e alcuni gioielli appartenenti all'eredità di mia madre. Questo patrimonio lei non l'ha più recuperato perché ha trovato il caveau vuoto, ripulito. Sì, i beni contenuti in questo caveau sono andati perduti, non abbiamo mai più saputo nulla di questi beni perché in un primo tempo il Monte dei Paschi ci ha impedito di entrare in questo caveau e quando siamo riusciti ad entrare in questo caveau i beni all'interno del caveau non c'erano più. Come ha fatto però a sparire tutto quel materiale? Si parla di gioielli, di lingotti d'oro. Allora, questo caveau appunto l'avevamo al Monte dei Paschi e pare che all'interno di questo caveau ci sia stato un furto. Un furto perpetrato probabilmente da qualcuno che forse aveva una copia della sua chiave, perché in realtà non c'è un segno di effrazione, corretto? Noi pensiamo appunto che questo caveau sia stato aperto con le chiavi e il contenuto sia stato fatto sparire da chi lo ha aperto. Naturalmente parlando del furto nel suo caveau è stato registrato dalle telecamere, ha potuto visionarlo? Io penso di sì perché c'erano le telecamere nel caveau e quindi ci dovrebbero essere i nastri di registrazione. Lei però non ha potuto visionare nulla, quantomeno i suoi avvocati. A me è stato detto che dopo 3 mesi la situazione vengono distrutti. Perché in effetti ci sono stati 2 accessi senza avvisarla. Il primo accesso è stato fatto nell'aprile del 2010 e il secondo accesso è stato fatto nel maggio del 2010, sempre a mia saputa. E quindi non avrebbe neanche potuto richiedere di visionare le registrazioni? No, io avevo chiesto in precedenza alla banca di accedere al caveau in presenza di un legale, di un notaio, di un perito, naturalmente non io perché ero parte in causa, però non mi è mai stato concesso. Oggi questo caveau non esiste più, che cosa è successo al Montepaschi? Mi è giunta voce che appunto Montepaschi aveva fatto una ristrutturazione all'interno della banca anche di questi caveau. Lei adesso ha un contenzioso con Montepaschi, sì, come stanno andando? Noi abbiamo mandato già delle diverse diffide a Montepaschi per questa questione, prima di instaurare una causa, però non abbiamo avuto nessuna risposta. Questo contenzioso però a lei procura anche un danno ulteriore, perché è vero che non può ottenere fidi né sconfinamenti, sì, sì. È un problema per chi ha una tenuta così grande da dover amministrare. Certo, noi purtroppo avendo ancora in essere questo contenzioso col Monte dei Paschi, che appunto non si è ancora risolto, non possiamo accedere a nessuna forma di finanziamento, né mutui né fidi bancari. Siamo segnalati, diciamo, nella centrale rischi come cattivi debitori. Un modo per ottenere dei fondi ci sarebbe? Sarebbero i fondi dell'Unione Europea? C'è anche in corso la possibilità di iscrivere l'atelier come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO? A che punto è questa pratica? Noi abbiamo già iniziato questa pratica da un po' di tempo e speriamo appunto di portarla a termine, perché questa casa, cioè la casa di Pompeo Mariani, l'atelier di Pompeo Mariani e il parco di pertinenza sono ormai considerati un'eccellenza mondiale, senza
ombra di dubbio, e quindi possono rientrare nel patrimonio dell'umanità ed avere cospicui finanziamenti da parte dell'Europa. È riconosciuta anche dalla regione, che è quella che poi si dovrebbe muovere per ottenere questo riconoscimento. La regione Liguria già nel 2005 ha riconosciuto questa struttura come interesse non solo nazionale ma anche internazionale, e anche il Ministero dei Beni Culturali nel suo sito istituzionale considera questa struttura un'eccellenza non solo a livello italiano ma a livello mondiale. Abbiamo parlato di interferenze dell''ndrangheta e della massoneria. Come si sono infiltrate in questo suo progetto di rendere quella di Pompeo Mariani una casa museo? Il problema appunto è questo, che questa realtà, essendo una realtà così importante e potendo accedere a questi cospicui finanziamenti europei, fa gola proprio per ottenere questi finanziamenti. Noi per adesso non abbiamo avuto nessun finanziamento, né in lire né in euro, cioè noi abbiamo sempre fatto con le nostre forze. Però adesso ci sarebbe proprio possibilità di accedere a questi cospicui finanziamenti, e questi cospicui finanziamenti fanno comodo, diciamo, non solo a noi, ma anche alla malavita organizzata. Lei è riuscito a salvare la villa dall'asta, perché appunto con la questione del mutuo da saldare subito la villa sarebbe finita all'asta. Sì, Montepaschi ha pignorato la villa, l'ha mandata all'asta con una base d'asta di 16 milioni di euro, e io per salvare la villa dalla vendita all'asta ho dovuto pagare 62.000 euro al mese per 18 mesi. Nel frattempo ho anche ricevuto un'offerta di 20 milioni di euro da parte di un milionario russo, e l'ho rifiutata perché ritengo questo bene una cosa eccezionale di un valore ben superiore ai 20 milioni di euro. Anche perché c'era in programma una vera e propria speculazione edilizia, si sarebbero costruiti 38 alloggi. Cioè, all'inizio era prevista una speculazione edilizia, sì. Cioè di trasformare sia la villa che l'atelier in 38 appartamenti e il giardino di pertinenza con 60 posti auto coperti. Poi però dopo, quando si è accorti che questa realtà poteva fruttare lo stesso denaro, si è cambiato, cioè si è lasciato, lasciandola così com'era. Sì, si è lasciato perdere, diciamo, il discorso speculazione edilizia, e si è visto invece il discorso di speculazione culturale, perché oggi come oggi gli edifici di alto valore storico artistico, le eccellenze, possono avere, come dicevo prima, notevoli finanziamenti. Parlando sempre di fondi europei, lei in 22 anni non ha avuto nulla, nessun tipo di finanziamento, eppure si potrebbe fare tanto, ci sono esempi. Guarda, in Italia. In 22 anni posso dire che ho avuto solo delle multe, delle sanzioni da parte del Comune, dello Stato, ma non ho mai avuto nulla. Questo è uno dei più grandi atelier d'artista dell'Ottocento sopravvissuto al mondo. Qual è il suo sogno per Villa Mariani? Allora, l'atelier di Pompeo Mariani, non lo dico io, lo attestano i decreti, è il più grande atelier sopravvissuto a livello mondiale di pittore dell'Ottocento ed è uno dei più importanti esistenti a livello mondiale. Quindi, tra l'altro, in questo senso non si potrebbe neanche più toccare per costruire appartamenti, vero? Essendo appunto questa eccellenza straordinaria, non si può più fare nessuna speculazione, fortunatamente qua. Però dal punto di vista appunto di valore culturale può avere e ottenere, come diceva, lo ripeto, finanziamenti. Che potrebbero fare gola per, ad esempio, riciclare denaro certo, sporco. Certo. Mentre dicevo, qual è il suo sogno per Villa Mariani nel caso dovesse ottenere questi finanziamenti? Il mio sogno è poter costruire all'interno del parco un edificio che è compatibile, dove a rotazione esporre le grandi collezioni dell'artista. Quanti pezzi potrebbe esporre in questa nuova struttura? E almeno 250 pezzi di varie dimensioni, di notevole importanza. Possiamo fare un giro nell'atelier? Volentieri, volentieri. Allora, questo atelier è stato ricostruito fedelmente con tutti gli oggetti dell'epoca sulla base delle fotografie di questo atelier del 1925. All'interno di questo atelier ci sono 1500 oggetti, tutti originali appartenuti all'artista, ricollocati nel disordine originale come lui l'aveva lasciati appunto nel 1925. Questi 1500 oggetti sono tutti stati catalogati dal Ministero dei Beni Culturali, fotografati anche in tridimensione, e non si possono spostare perché il Ministero ritiene che questo atelier e il suo contenuto formano tutt'uno considerato indivisibile.
Lei è stato, diciamo così, un precursore perché ha lasciato l'atelier così come lo aveva lasciato l'artista, c'è anche una mezza bottiglia di vino, aveva ricevuto una multa per questo, cosa è successo? È successo questo, allora io quando ho restaurato questo atelier, dal 1998 al 99, ho deciso di restaurarlo e di ricostruirlo fedelmente come l'artista l'aveva lasciato. La sovrintendenza allora mi aveva detto che non dovevo fare così, ma dovevo sistemare le cose dentro delle bacheche per renderle meglio fruibili. Io ho deciso di fare invece a modo mio e la sovrintendenza appunto ha anche minacciato una grande multa per questa cosa. Però l'anno dopo che cosa è successo? È successo che il Ministero dei Beni Culturali, addirittura lo Stato italiano, ha fatto proprio un decreto, una legge, dove si dice che gli studi d'artista devono rimanere come l'artista li ha lasciati. Se non ci fossi stato io e la mia famiglia, tutto questo non l'avreste visto mai più. Perché qua sarebbero tutti monobitri locali, la villa lo stesso, il parco pieno zeppo di garage. All'esterno ci sarebbe stato un altare con scritto qui visse Pompeo Mariani. Un luogo di eccellenza, eppure non ci risulta che lei abbia ricevuto aiuti, anzi è una lunga vicenda giudiziaria quella che sta vivendo, a che punto è oggi? Allora, la vicenda con Montepaschi è ferma, però è mia intenzione al più presto di fare una diffida al Monte dei Paschi tramite il mio legale e chiedere appunto un ingente risarcimento danni e questa diffida comunicarla per conoscenza anche alla BCE e al ministro Gualtieri.